sera, scusate l'illuminazione, ma il pacco, questo pacco mi è arrivato alle 19.30, la prima volta che il Corriere SDA mi viene a recapitare i pacchi così tardi, però infatti non me l'aspettavo neanche così presto, però sono stata felicissima perché mi è arrivato il pacco da Romania della marca Dacoart. Per chi ha seguito la vicenda, praticamente io ho comprato nell'ultimo mio viaggio a Bucarest la scorsa Pasqua, ho comprato dei prodotti in un negozietto che erano questi, ve l'avevo già fatti vedere, delle pance piccole, cioè poche cose perché volevo provarle, una pance grande, questa calamitosa che è fortissima, anche un pochino devo dire difficile da usare, una corner pance, due blocchi di carta. Ho fatto diciamo un misero bottino perché quel giorno pensavo di andare in un altro negozio che invece si è rivelato soltanto la sede legale di un negozio che vendeva online, per cui non ho potuto comprare altre cose, però sono rimasta, a parte queste due va bene, ma fortemente colpita da questa pance perché veramente, a parte mi piaceva il disegno, ma taglia il cartoncino grande spesso che sto usando adesso e ve lo consiglio perché veramente ha un prezzo molto buono, che è un cartone pesante 280 grammi l'ho comprato su Amazon tipo 10 euro, però questo è abbastanza spesso, rigido, e questo riesce in un attimo, guardate, a tagliarlo in modo semplice e proprio rapidissimo, e l'ho usata veramente tanto. Allora ho ricontattato la sede di produzione, proprio la fabbrica della Dacoart, o il negozio diciamo principale, da quello che ho capito, che è dacomag.ro, vi metto poi il sito nell'info box, per chiedere se per favore spedivano anche in Italia. Ho aspettato un po', poi vari contatti eccetera, alla fine questi, dopo aver scritto diverse mail in rumeno con l'aiuto di Google Traduttore, secondo me non ce l'hanno fatta più, e ho detto guarda, ti regaliamo delle punch, due le paghi tu, ma il resto e le spese di spedizione le paghiamo noi, ma se ti stai zitta, secondo me quello era il tono, l'avranno pensato. Io ho insistito, ho detto ma no, almeno voglio pagare le spedizioni, non c'è stato niente da fare e non riesco da qua, poi me lo vedo con calma con gli occhiali stasera, capire dalla lettera di vettura quanto hanno pagato. Io penso che l'hanno pagato sui 20 euro perché una spedizione di questo tipo internazionale e costa così, io non so, solo l'Inghilterra mi fa buoni prezzi, non so perché, ma ho già comprato delle cose dalla Polonia e ho pagato sempre 20 euro, e quindi vediamo cosa c'è. Io ho scelto le punch perché mi sono piaciute tanto, visto che la qualità era ottima, e poi qualche altra cosa che non mi ricordo niente, qualche altro accessorio, ma per lo più punch. Perché so, non so se l'avete notato, nella fissazione delle pance, ne ho comprate anche altre su eBay e niente, perché mi è presa questa ossessione per le pance, vediamo, non voglio fare danni, ma non riesco a capire dov'è che c'è lo scotch. Allora qua si apre. Abbiamo fatta, ecco qua, ta-da, ta-da. Wow. Allora, ta-da. E io queste me ne sono innamorata follemente, per cui ho scelto questo disegno, guardate che bello, è bellissimo questo disegno, poi sempre quella grande, questa col cuore, è bellissima. Queste costano praticamente sul loro sito 50 lei, praticamente l'equivalente di circa 10 euro, sono pesantissime, sono veramente pesanti e si vede che tagliano proprio bene. Questi, così ne ho 4, guardate qua che bella collezione. Ora dovrò costruire questo weekend un mobile per mettere tutte le 9 punch. Poi ho preso, cosa si è smontata nel trasporto, questa libellula, perché io adoro le libellule, sono veramente spettacolari, mi piace molto questa libellula. E poi un attrezzo per imbossare, loro chiamano, sì, un separatore embosser, che ha da una parte una punta, da una parte una cosa per sollevare
i pezzi di carta, eccetera. Poi ne ho visto un altro di strumento che sarà nel mio prossimo ordine e voglio comprarlo, però questo era proprio, veniva una sciocchezza, anche questo tipo 1 o 2 euro, una cosa del genere, per cui mi piace anche perché è viola. Però io principalmente ho fatto l'ordine, gli ho rotto le scatole per queste border punch, che sono, devo dire, una favola. Ne apriamo una subito e vediamo com'è il disegno, le apriamo tutte. Io non butto niente, non butto la carta, non butto niente, ma queste punch sono veramente spettacolari. Allora, ora poi vi spiego anche le modalità o le idee che mi sono venute. Guardate, ta-da! 280 grammi, guardate come le taglia. Poi questa è andata avanti seguendo le solite istruzioni che sapete, insomma, per fare i bordi, e vi viene un bordo bellissimo. Guardate, poi questi sono tutti i bordi, vediamo anche questo, questo anche, forse questo fa solo, non lo taglia l'altra parte, vediamo un po', si chiama bordura questo. Esatto, questo rimane invece così e dunque fa un bordo. Questi lo tagliano direttamente, questa e questa, mentre queste fanno il bordo e poi lo tagliate a misura. Allora, parliamo dei disegni, questo è bellissimo, questo qui col cuore è veramente bello, anche questo, insomma, sono tutti belli. Allora, proviamo anche l'ultima così vediamo. Allora, parliamo di cose serie. Allora, loro mi hanno fatto un regalo, me ne hanno regalate due, mi hanno regalato queste due cose, mentre mi hanno regalato queste tre cose, mentre due le ho pagate io, però praticamente è una sciocchezza, le spese di spedizione loro. Però io ho chiesto, sì, ma se voglio poi ricomprare altre cose, eccetera. Allora, praticamente, se voi andate nel sito che vi metterò poi nel link, guardate bello, che meraviglia, vi metterò il link nell'info box, quando andate a fare la registrazione e per poter acquistare, e tra i paesi possibili c'è solo la Romania, quindi è impossibile inserire l'Italia. Allora io in quel caso, quando ho dovuto fare l'ordine poi per farmi spedire queste pancio, non sapevo come fare, ho chattato in rumeno con un ragazzo o una ragazza, non lo so, gentilissima, mi ha seguito, praticamente mi hanno permesso di fare l'ordine online mettendo il loro indirizzo, cioè della fabbrica, dentro proprio le indicazioni dell'indirizzo, e poi nella nota il mio indirizzo italiano col nome e cognome, il telefono cellulare e il mio indirizzo di casa. Dunque mi hanno detto, guarda, la prossima volta che vuoi comprare volentieri usiamo la stessa procedura e poi ti facciamo pagare anche le spese di spedizione, che però non mi hanno detto a quanto ammontano, però non fa niente. Allora io poi ho subito risposto, ho detto sì, ma io ora farò un video, magari qualcuno è interessato a queste pance. Io direi che queste pance sono ottime. Ho comprato anche a 8 lei, per cui praticamente a 2 euro 2 euro 2 euro e 50, della carta bellissima. Poi hanno i tovaglioli per fare il decoupage, hanno i glitter, hanno tanti colori. Ho comprato veramente, cioè ho visto che sul sito veramente ci sono tanti prodotti che possono essere interessanti. Ho chiesto, ho detto vabbè, ma una volta che io faccio la recensione, qualche mia follower o qualche mia amica vuole comprare, come si fa? E non mi hanno ancora risposto. Adesso, per ringraziarli, dunque, per avvertire che il pacco è arrivato, proverò a mandare un'altra mail e sentire, altrimenti si può fare così, la soluzione, visto che a me mi hanno concesso questa opportunità di comprare tramite il loro sito mettendo il loro indirizzo rumeno e poi con la spedizione però a casa mia, se proprio non mi rispondono oppure non permettono a nessun altro di fare questa stessa procedura l'acquisto, posso incaricarmi io di, non per 100 persone, per qualcuna, magari qualcuna più interessata, qualcuna delle follower più fedeli, faccio l'ordine totale di tutto quello che anche loro vogliono comprare, e poi io questi pacchi anche grandi li spedisco con Parcel Scout a 6,50 euro, poi la spedizione insomma sarà quella italiana, l'altra rumena la pagherò io per i miei prodotti, poi a voi o chi è interessato, pochi persone, non 500, vi farò diciamo la spedizione dall'Italia, che sono con il mio corriere 6,50 euro, anche di
queste cose pesanti. L'unica soluzione è questa. Io spero che poi mi dicano no, va bene, seguiranno la stessa procedura, si farà allo stesso modo, eppure è più comodo per voi aprire il sito, scegliere con calma e comprare quello che vi interessa. Naturalmente se le spese di spedizione sono 20 euro bisogna comprare tanto, altrimenti non conviene fare un ordine, un unico ordine grande di tutto ciò che occorre, stare bene per un po', perché non si possono fare ordini piccoli, se no non conviene. Queste vengono 50 lei, per cui sono tipo circa 10 euro, e queste però costano pure di meno. Ce ne sono anche, io voglio comprare al prossimo ordine delle pancia un pochino più grandi di queste. Questo è il modello più piccolo, poi ci sono delle pancia normali, non border punch, che hanno un volume più grande, dunque permettono di fare soggetti più grandi. Però ecco, per chi è veramente intenzionato, è interessato e vuole comprare, e che io le consiglio queste pance che sono eccezionali, secondo me sono quelle che conviene di più comprare, perché poi il resto tra colori, carta, magari si può trovare anche qui, però queste veramente per la loro qualità hanno un prezzo veramente incredibile. Si fa un ordine unico, me le faccio arrivare a casa e poi ve le rispedisco, insomma, nelle altre parti d'Italia. Queste veramente, non lo so, sono incredibili. Io me ne sono innamorata. Quando sono tornata a casa ho detto, ma guarda, te a saperlo, me le compravo tutte là. Però ho risolto, ecco, le mie preferite stanno qua, e quindi niente, sono stata fortunata, diciamo, in questo periodo veramente sto facendo scorta di punch e con poco, diciamo, poi farò vedere gli altri acquisti. E niente, io vi ho fatto vedere questi prodotti, vi ho presentato questa marca. Mi hanno detto comunque che fra poco saranno in vendita su Amazon. Io non so se saranno in vendita su amazon.ro oppure anche su amazon.com o it, non lo so, però io ho provato tante volte a entrare in quello Amazon russo o rumeno e non me lo permette, mi dirotta direttamente su quello inglese. Bisogna andare con un altro tipo di browser o con il deep web, perché i canali ufficiali oscurano certi siti. Ormai me ne sono accorta anche quando volevo comprare qualcos'altro dalla Cina, che ci fanno vedere solo i siti che vogliono loro, ma quelli più interessanti o quelli che vogliamo noi ce lo oscurano. Per cui Amazon.ro, se voi provate ad andarci e ci riuscite solo con altri browser, non, naturalmente non con Google, non con Internet Explorer, ma con Tor, per dire, quelli che, i motori di ricerca che vi vanno anche nel deep web, solo con quelli, perché altrimenti in Italia, insomma, alcuni siti sono oscurati perché non vogliono che facciamo dei buoni acquisti. Ecco, tutto qui, tutto là. Io per un periodo ho avuto la possibilità di entrare in Amazon russo, che aveva delle cose incredibili anche lì a prezzi ridicoli, però poi mi si è oscurato, non ho potuto più visionare se non con il Tor, e un po' mi sono stancata, però ho un po' rinunciato, ci devo riprovare. Però ecco, vi ho presentato una marca nuova, spero che abbia un seguito qui in Europa, che qualcuno, qualche rivenditore interessato magari possa anche accettare questa marca, che è veramente interessante e mi è piaciuta tanto, soprattutto per i prezzi, diciamo la verità, perché insomma con l'euro ci si guadagna parecchio, perché insomma l'euro è più forte di lei, e quindi si fanno dei begli affari. Rivenditori, pensateci a trattare questo marchio, perché è veramente interessante, sono bei prodotti e le pance sono fantastiche. Poi comprerò altro e farò recensioni di altri prodotti, così vediamo anche il resto, quello che si può acquistare. Grazie per avermi seguito in questo rapidissimo video di unboxing. Io sono molto felice, oggi è Natale per me, perché ho ricevuto queste bellissime pance che utilizzerò nei miei prossimi quadretti di Mixed Media. Le aspettavo, e poi ci sarà qualche altro video recensione, perché ultimamente ho dato sfogo alla lira, perché mi sono data acquisti folli, e vi farò vedere. Allora, un abbraccio, grazie per avermi seguito, e andate a visionare intanto il sito e rifatevi un po' gli occhi. Ciao!